All'inizio del film, siamo ai primi del Novecento, Marie Curie ha appena vinto il Nobel per la scoperta della radioattività insieme al marito Pierre. Sono una coppia di scienziati, ma uniti soprattutto dall'amore. A un certo momento l'uomo muore per un incidente. Marie Curie, oltre a crescere i figli da sola, continua altrettanto sola la sua attività di ricerca. Voglio fare della curiterapia, il miglior metodo curativo al mondo contro il cancro. Ed è qui che le cose cominciano a farsi complicate. Può una donna, in quegli anni, ma la domanda vale anche oggi, essere una convincente scienziata? E chi ha parlato di titolo? Io le sto chiedendo il lavoro. Marie Curie non abbandona la ricerca, ma non abbandona neppure l'amore. Conosce infatti un altro medico, un ricercatore, a sua volta infelicemente sposato, e la loro relazione comporta un vero e proprio scandalo che colpisce l'opinione pubblica al punto da arrivare a vietare a Marie Curie di presentarsi a Stoccolma per ritirare il secondo premio Nobel. I francesi non dovrebbero sapere che lo Stato si appresta a consegnare un'altra onorificenza a una donna adultera? Un film appassionante ma anche attuale, che porta in scena la sempre faticosa battaglia delle donne per sostenere diritti che dovrebbero essere accettati e indiscussi e sui quali rimane molto da combattere anche oggi. Quando l'uomo ha scoperto il fuoco, si è bruciato.